ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Kiva International. Io sono Anita. Oggi vediamo un po' qual è la differenza e che cosa significa studiare una single degree o una joint honor degree. Nei paesi anglosassoni l'università, e tra l'altro piccola parentesi, se siete interessati a capire un po' come funziona l'università all'estero, vi consiglio di vedere i video che vi lascerò qui sotto, il link ai video, perché appunto vi spiego un po' meglio come funzionano le cose. Quindi se siete interessati ad andare a studiare all'estero, guardatevi questi video, tanto sono gratuiti. Quindi torniamo a noi. Single degree oppure joint honor degree. Qual è la differenza? Allora, quando voi andate a studiare, quindi in Gran Bretagna, dovrete scegliere la materia che più vi interessa. A parte il fatto che, come vi dicevo in un altro video, è molto particolare lo studio in Inghilterra, in quanto è possibile scegliere un qualcosa di molto specifico e molto particolare, quindi non sono i classici corsi universitari come in Italia, ma ci sono anche dei corsi universitari un po' più particolari. Quindi, a parte questo, potrete ad esempio scegliere, non so, volete studiare economia? Perfetto, scegliete la facoltà di economia e quindi avete una single degree, quindi sarete laureati in economia. Però che cosa è fattibile fare? Moltissimi corsi hanno anche una, diciamo, una seconda scelta, quindi una materia minor, si chiama in America, quindi una materia minoritaria, ovvero volete studiare economia con filosofia oppure economia con scienze politiche, non so, relazioni internazionali, perché vi può interessare anche la parte di relazioni internazionali o economia con, non lo so, legge, potete farlo. Quindi quando poi finirete il vostro percorso universitario, ovviamente non sarete semplicemente laureati in economia, ma sarete laureati in economia più questa seconda materia che voi avete scelto. Quindi come funziona? Fondamentalmente, siccome, come spiegavo in un altro video, ci sono diciamo 4-5 corsi per semestre, molto probabilmente, se scegliete ovviamente la seconda materia, in questo caso alcuni dei corsi che dovrete fare durante il semestre saranno dedicati a quell'altra materia. Quindi farete ad esempio 2 moduli saranno di economia, mentre altri 2 moduli saranno magari di legge. Molti moduli saranno obbligatori, altri saranno opzionali, quindi avrete magari la possibilità di fare, che ne so, durante l'anno 4 moduli di economia o 5 di economia, magari alcuni obbligatori, alcuni opzionali, e il restante magari nello studio appunto della materia secondaria che avete scelto. Ad esempio, non so, economia, avete scelto legge, avrete dei moduli di legge, ok? Quindi queste sono le 2 grosse differenze. Quindi se siete indecisi in 2 materie, perfetto, perché potete combinarle insieme, quindi studiare entrambe. Poi molto spesso i ragazzi vedo che si rendono conto, anche mentre studiate, è molto più facile rendersi conto della materia che effettivamente vi può interessare di più. Ad esempio, una persona che conosco ha studiato criminologia e psicologia perché non era convinta, diciamo, di studiare criminologia pura, e quindi ha scelto criminologia e psicologia. Il primo anno solitamente l'università è sempre la stessa, nel senso che il primo anno le lezioni sono uguali per quasi tutte le materie, quindi se poi dal secondo anno vi rendete conto che la seconda materia che avete scelto non vi piace, potete abbandonarla e sconcentrarvi solo su una materia unica, quindi nessun problema. Allo stesso tempo, al contrario, se avete scelto solamente di studiare, che ne so, medicina, però volete fare anche biotecnologie, potete aggiungere il secondo anno la materia joint honor, quindi la materia secondaria, la materia minor, e quindi aggiungere a medicina magari anche biotecnologie. Spero che questo video vi sia stato utile. Se siete interessati ad andare a studiare all'estero e non sapete come fare, potete contattarci, noi vi diamo una mano, vi seguiamo dalla A alla Z con tutte le pratiche burocratiche, sia dello student finance, che ovviamente la motivation letter, che tutto quello di cui avete bisogno. Quindi se siete interessati, scrivetemi una mail a info@kiva-international.com e ci sentiamo presto.